Di Venezia Giulia in un tragico momento della Seconda Guerra Mondiale. Ecco, attraverso il treno del ricordo noi possiamo ripercorrere le immagini, le voci, i ricordi di quegli esuli a cui è stata impedita, pensate un po', la libera espressione dell'identità nazionale. Essere qui oggi, e lo dico soprattutto rivolto ai tanti giovani, ai tanti ragazzi e ragazze che vedo qui davanti a me, significa condannare ogni sopruso della storia per difendere i valori della libertà e della pace. E questi sono valori che noi abbiamo il dovere di difendere, giorno dopo giorno, perché non sono scontati. Il ricordo deve produrre anticorpi. Se non possiamo cambiare il passato, purtroppo il passato non possiamo cambiarlo, però noi possiamo fare una cosa importante, possiamo contribuire a costruire un presente e un futuro migliore, perché anche le storie di speranza possono essere trasmesse e possono trasformarsi in nuovi slanci. Ecco perché quei tragici avvenimenti devono diventare il baluardo di una nuova stagione in cui i valori della pace e della giustizia ne servino cara la memoria nel cuore di ciascuno di noi e ne colmino la mancanza. Grazie. Thank you.